Cagliari Social Radio, versione extra live. Abbiamo parlato di musica elettronica, di nuovi linguaggi, di linguaggi contemporanei, e parliamo adesso di realtà aumentata, di realtà virtuale, di Oculus Rift. Gli Oculus Rift sono quegli occhiali con uno schermo che vi potete mettere davanti agli occhi, che vi fanno proprio immergere in una realtà creata completamente al computer. Di questi nuovi scenari della tecnologia, ma anche delle applicazioni possibili della realtà aumentata, si occupa un incontro della community di Sinnova, ovvero la community creata da Sardegna Ricerche, che aggrega tutti gli innovatori della Sardegna, che si ritrovano, diciamo, ogni tanto per fare degli approfondimenti da qualche parte. In questo caso terranno a battesimo un nuovo spazio di coworking che si chiama Hub and Spoke. Si trova qui in via Roma, proprio a due passi da Radio X. Si svolgerà mercoledì, il 28 ottobre alle 18.30, questo incontro che ha al centro proprio il tema della realtà virtuale, della realtà aumentata, e avrà protagonisti un docente dell'Università di Cagliari, Riccardo Scateni, docente di informatica, che parlerà dell'aspetto, diciamo, più della ricerca in questo campo, dei passi in avanti straordinari che sta facendo la ricerca in questo campo. E poi ci sarà anche un giovane imprenditore, forse uno dei pochi in Sardegna che sta lavorando concretamente sul tema della realtà aumentata con la sua azienda Computer Lab. Lui si chiama Giacomo Festa. Riccardo Scateni, docente di informatica all'Università di Cagliari, intanto buongiorno, benvenuto a Radio X. Buongiorno. Allora, parliamo di realtà aumentata, ci dia una descrizione, diciamo, da professore, che cos'è la realtà aumentata? Sono due definizioni che conviene dare, realtà virtuale e realtà aumentata. La realtà virtuale è quel sistema con cui si cerca di trarre in inganno i sensi di chi guarda una scena, facendogli vedere una scena digitale che dà l'impressione di essere una scena reale. La realtà aumentata invece è quel contesto in cui si sovrappongono elementi digitali e elementi reali, utilizzando tipicamente dei visori semitrasparenti, come degli occhiali che sono di per sé trasparenti, ma che inglobano al loro interno, chiamiamoli, dei piccoli schermi televisivi che possono far vedere gli elementi che sovrappongono alla scena. Ecco, da quanti anni la realtà aumentata è diventata, diciamo, un campo di ricerca così interessante, così all'attenzione del mondo scientifico? Beh, diciamo che di realtà virtuale e anche di realtà aumentata si parla almeno dagli anni 80. La differenza è che nei primi decenni di indagini ed esperimenti che si sono fatti in questo campo era limitata a pochi grandi centri che si potevano permettere investimenti di grosse somme di denaro per la strumentazione necessaria per fare appunto questi esperimenti. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, si è assistito allo sviluppo di strumenti che consentono di portare la realtà virtuale e la realtà aumentata, diciamo, praticamente alla portata di tutte le tasche. Gli ultimi strumenti come i visori immersivi, gli Oculus Rift, gli HTC Vive o i nuovi che sono stati preannunciati da Microsoft sono strumenti che costano ordine di grandezza delle poche centinaia di euro, 300-400 euro. Diciamo costeranno più che costano, perché non sono ancora veramente disponibili sul mercato. E lo stesso gli strumenti di realtà aumentata, che sono dei visori semitrasparenti, per esempio i Google Glass sono quelli che sono stati più pubblicizzati, più famosi. Quindi questo ha fatto sì che si spostasse l'attenzione, diciamo, dallo sviluppo di applicazioni scientifiche e accademiche allo sviluppo, per esempio, di applicazioni videoludiche, e che si comincia a pensare a sviluppare, sono già stati sviluppati, ma che si comincia a pensare di sviluppare in maniera massiccia, per esempio, videogame che utilizzino strumenti di realtà virtuale e realtà aumentata. Ecco, sicuramente i videogiochi, ma anche lo sviluppo dei device che usiamo tutti i giorni, come per esempio i telefonini, hanno aiutato questo abbassamento del costo della tecnologia e dell'hardware, no? Di cui stava parlando lei. Oggi, che lei sappia, c'è un'accelerazione anche dal punto di vista dello sviluppo di prodotti di questo tipo nel nostro paese, in particolare nella nostra regione? Guardi, le faccio proprio l'esempio più evidente che ha citato lei, gli smartphone. Gli smartphone hanno al loro interno la possibilità di essere utilizzati come strumenti di realtà aumentata. Perché? Perché hanno uno schermo. Questo schermo può riprodurre le immagini che vengono acquisite tramite
la videocamera che è integrata all'interno dello smartphone, certo. E sull'immagine che viene acquisita tramite la videocamera possono essere sovraimpresse delle informazioni che sono generate tramite strumenti software che sono sviluppati specificatamente, per esempio, per applicazioni turistiche. Una persona può trovarsi in un certo punto di una città che a lui è ignota, guardarsi intorno attraverso lo schermo del proprio smartphone e identificare dei punti di interesse che sono stati, diciamo, precaricati da un'applicazione che viene fatta girare sullo smartphone. In questo campo, diciamo che ci sono delle interessanti possibilità di applicazione proprio in campo turistico, in campo di apprendimento, quindi in campo formativo, e poi anche in campo strettamente di divertimento, quindi di videogiochi, e anche nel nostro territorio, quindi sia all'Università di Cagliari che in centri di ricerca del territorio come il CRS4 sono stati fatti esperimenti in questo campo. Ad esempio, all'interno del mio gruppo sono state sviluppate diverse tesi di laurea su questo argomento, che riguardano proprio l'applicazione di realtà aumentata e realtà virtuale sia in campo ludico che in campo di apprendimento e turismo. Ecco, ci può fare qualche esempio proprio di tesi di laurea o di ricerche specifiche che sono state fatte sull'applicazione della realtà aumentata proprio a tematiche, problematiche tipicamente anche tipiche del nostro territorio? Penso per esempio al turismo. Allora, le faccio degli esempi che sono più legati alla realtà virtuale immersiva. Sì. Noi abbiamo sviluppato due applicazioni, una che abbiamo presentato anche a un congresso internazionale a Seoul la scorsa primavera, che si chiama Wobo, World in a Box, che consente di utilizzare un visore di realtà virtuale immersiva per avere l'impressione di essere immersi in un luogo che è diverso da quello in cui in effetti siamo. E quello che abbiamo fatto come dimostrazione, abbiamo portato a Seoul quattro panorami della Sardegna ripresi a 360 gradi intorno all'osservatore, e abbiamo fatto delle dimostrazioni che, le assicuro, sono state molto apprezzate, sia per l'aspetto tecnico, che non era, diciamo, niente di eccezionale dal punto di vista dell'avanzamento della scienza, ma sicuramente era un'ottima applicazione della tecnologia, e anche poi dal punto di vista dell'apprezzare le risorse turistiche che abbiamo a disposizione. Il contenuto di riferimento. Il contenuto paesaggistico è stato sicuramente utile nel dimostrare questa applicazione. Un'altra applicazione che abbiamo più recentemente, che riguarda più un aspetto, diciamo, di videogaming, è un'applicazione che coinvolge l'uso di tre strumenti: un visore di realtà virtuale immersiva, un sensore di movimento che è un Kinect della Microsoft, e una semplice cyclette da palestra, per far sì che la persona che pedala sulla cyclette possa avere l'impressione non di pedalare nel punto in cui è, diciamo, guardando il muro di fronte a sé, diciamo, ma di avere la possibilità di pedalare all'interno di un ambiente virtuale. In questo caso abbiamo ricostruito una città ideale, e tra l'altro avere un meccanismo di ricompensa per lo sforzo che sta facendo, ad esempio acquisire gettoni piuttosto che avere la possibilità di rincorrere un personaggio virtuale che corre davanti alla propria bicicletta. E questa è stata una dimostrazione che portando anche l'attività fisica in un contesto di realtà virtuale si può rendere l'attività fisica meno noiosa e più soddisfacente. Benissimo, io ringrazio il professor Riccardo Scateni, docente di informatica all'Università di Cagliari, per questa conversazione. Vi ricordo che l'appuntamento con lui e con un imprenditore sardo che già si occupa di applicazioni della realtà aumentata, ovvero Giacomo Festa, si svolgerà mercoledì nello spazio Hub and Spoke. Io la ringrazio, professore, e ci risentiamo alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. E ritorniamo a parlare della realtà aumentata, degli Oculus Rift, di tutta la tecnologia che ci consente di immergerci dentro scenari virtuali, perché questo è il tema di un incontro in programma mercoledì sera alle 18.30 all'Hub & Spoke di via Roma 235. Abbiamo ascoltato l'intervista al professor Riccardo Scateni, che insegna informatica all'Università di Cagliari, che si occupa, diciamo, della parte di ricerca di questo tema, appunto. Invece adesso andiamo ad ascoltare la voce di un imprenditore che porterà, appunto, il suo punto di vista nel corso di questo incontro. L'abbiamo incontrato, o meglio, gli abbiamo fatto una telefonata, e con lui abbiamo passato qualche minuto a conversare su questo interessantissimo tema.
Giacomo Festa, 38 anni, imprenditore. Cosa significa applicare in un ambito, diciamo, di impresa le possibilità offerte oggi dalla realtà aumentata? Ma diciamo che la realtà aumentata in questo momento offre un ventaglio di applicazioni veramente vasto, soprattutto perché siamo agli esordi non tanto della tecnologia, quanto dell'applicazione di questa tecnologia, su cui già si stava lavorando da qualche anno, ma con gli strumenti per poterne fruire, che abbiamo a disposizione in questo momento, perché soprattutto sono in continua crescita, ecco che la realtà aumentata vede l'applicazione in diversissimi campi. Esce dai laboratori, esce dai laboratori di ricerca dell'università e entra tra le possibili, diciamo, applicazioni della vita di tutti i giorni. Assolutamente sì. In primis da quella che possiamo anche facilmente immaginare, quella in campo ludico. Sì. Ma oltre a quella c'è il campo della formazione, c'è il campo dell'esercitazione, per esempio nel campo della sicurezza, dove si può simulare una situazione di pericolo e di evacuazione con un visore Oculus. Certo. Nel campo educativo, quindi pensiamo alla formazione, e nel campo, stavo parlando proprio settimana scorsa con due psicologi, abbiamo l'idea di creare un progetto di stimolazione neurovisiva attraverso un'applicazione dei percorsi e di cui il mezzo è proprio l'Oculus. Perfetto. Io vorrei chiederle come è arrivata la sua impresa. La sua impresa esiste già da qualche anno, voi avete sede a Oristano, però lei ha esperienze, diciamo, in questo settore da diversi anni, anche fuori dall'Italia. Come è arrivata la sua impresa a capire che questo poteva essere un settore strategico nel quale focalizzare la vostra attenzione? Guardi, devo essere molto sincero. Più che intuizione è passione personale. Nel nostro campo, nel campo informatico, la maggior parte degli imprenditori informatici e degli informatici fanno questo mestiere per grande passione personale. E quindi quando si è presentata un anno fa già l'occasione di poter già acquistare i primi dispositivi moderni in commercio per testare la realtà aumentata come Oculus, non abbiamo perso tempo e mi sono subito lanciato per studiare la tecnologia già a prescindere da un possibile business. Il business poi è una conseguenza della realizzazione di questi progetti e dell'applicazione che si può avere sulla massa. Ecco, per esempio, qual è un prodotto sul quale state lavorando oggi, sul quale vi state concentrando in questo momento? In questo momento ci stiamo concentrando, abbiamo più o meno tre canali. Un primo prodotto è stiamo cercando di realizzare un museo virtuale. Sì. Da qualche mese a questa parte, da proporre poi a vari musei in Italia o all'estero. Beh, avete a poche decine di chilometri da dove vi trovate, cioè avete i giganti di Monteprama che non aspettano altro che essere trasformati in meravigliose creature 3D. Immagino che anche questi nuovi ritrovamenti archeologici abbiano solleticato molto la vostra attenzione. Bravissimo, ha colto nel segno, perché è proprio tra gli scenari che mi piacerebbe poter riprendere a 360 gradi, in particolar modo per poi farne fruire da qualunque parte del mondo. Certo. Perché il punto focale di questa tecnologia non è solo l'esperienza, perché molte persone sono convinte che è tutto basato sull'esperienza. No, la rete rende ancora più magica questa situazione, perché oltre all'esperienza, facciamo un esempio, poter vivere i giganti di Monteprama
da, come se io fossi lì davanti, certo. Ma si può vivere da qualunque parte del mondo. Ecco che il museo di New York si scarica la nostra applicazione, faccio ad esempio, in 2 minuti è applicata a un visore Oculus, può farsi un tour virtuale nel museo vedendosi i giganti. Quindi è anche un veicolo straordinario di, come dire, di marketing culturale delle nostre, ma pensiamo al paesaggio anche della Sardegna. Oltre noi che all'archeologia, possiamo diffondere la cultura in tutto il mondo attraverso questi sistemi, già attraverso internet, attraverso la rete, ma la rete è il vettore, la rete è il veicolo di tutto questo. Noi possiamo riprendere adesso 360 gradi immagini, suoni, video e trasmetterli, farne fruire anche in una capanna in Siberia, da qualunque parte del mondo. Ecco, mercoledì a Cagliari incontrerete imprenditori, ricercatori, insomma persone che partecipano all'attività della community dell'innovazione, degli innovatori in Sardegna. Intanto, che tipo di pubblico vi aspettate per questo incontro dedicato alla realtà aumentata e che tipo di esperienza mostrerete agli altri imprenditori e alle altre persone che si occupano di innovazione in Sardegna? Guardi, io sempre detto sinceramente, mi aspetto un pubblico curioso. Non importa l'età, l'estrazione sociale o il grado culturale. Mi aspetto un pubblico curioso di conoscere e di capire questa tecnologia e le potenzialità che si celano dietro di essa. Ecco, quante imprese ci sono, per quanto ne sa lei, oggi in Sardegna che stanno iniziando a lavorare sul 3D, sulla realtà aumentata, sulle tecnologie che voi utilizzate? Io che conosca, io nessuna. Quindi siete una realtà ancora al momento abbastanza isolata ed è prevedibile. Sì, poi non so se magari c'è qualcuno che io non ho ancora incontrato. Non ho ancora incontrato, ecco. Però diciamo che il mondo, soprattutto nell'ambito digitale, è abbastanza piccolo, ci si conosce abbastanza facilmente, i tempi sono ristretti, però è vero anche che si fa anche molto in fretta a trasferire competenze e a far nascere nuove idee, nuove imprese, nuove collaborazioni. In bocca al lupo per questa vostra conferenza e incontro di mercoledì e che sia fertile di nuove collaborazioni. Benissimo, la ringrazio.